bentornato sul mio canale YouTube, buona e fortunata settimana. Qual è il segnale oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Oroscopo Leone di oggi. Buon equilibrio tra amore e lavoro. Iniziata con un ritmo tranquillo la settimana procede lentamente. Troppo presto per cantare vittoria però, dopo tutto è solo martedì. Il lavoro sulle vostre spalle è tanto e l'impegno massiccio, ma avete le qualità necessarie per gestirvelo senza fargli invadere altre sfere esistenziali, gli affetti, per esempio. Complice la luna di fuoco in trigono al vostro segno, buona amica del sole, di Giove e di Venere i sentimenti filano col vento in poppa. In coppia il dialogo fluisce tenero e sincero, in fase di rodaggio andate alla scoperta reciproca con entusiasmo e tanta, tanta passione. Astro tarocco del giorno per Leone. L'imperatrice rovesciato. La coppia risente molto dei malintesi e dei fraintesi, nel rapporto c'è freddezza e scarsa comunicatività. Prevalgono immaturità e inesperienza che potrebbero sfociare in litigi anche di una discreta consistenza. Vantaggi dall'estero. Buono il momento per programmare viaggi. Accordo eccellente con Leone. Favoriti viaggi e contatti con persone all'estero. Discreto il buon umore. Una persona vi pensa molto in questo giorno. Non ha il coraggio di parlarvi e mancano le occasioni per farlo. Stai attraversando un periodo di salute eccellente, nuovi affari e piccole entrate di denaro in vista. Anche dal punto di vista del fascino non puoi lamentarti, devi solo limitare il pessimismo che a volte ti avvolge. La notizia che state aspettando non tarderà ad arrivare, ci sono buone speranze di riuscita in un affare. Buone occasioni per chi affronta la ricerca di un lavoro nuovo. Meglio andrà a chi cerca all'estero e fuori città. Per chi lavora sarà opportuno cogliere questi momenti per predisporre rivalutazioni della propria persona ed eventualmente qualche gratifica. Dimostrati coraggioso. Prendi le iniziative. Qualcuno è invidioso. Sarai attraente. Sono favoriti gli impegni nella coppia e i progetti a lungo termine. I nati di mercoledì potrebbero ricevere una dichiarazione d'amore o una telefonata molto affettuosa. Ottima la salute che tuttavia sarà bene non trascurare. Una sana dieta e tanti alimenti naturali vi aiuteranno. Se siete assillati dal problema del lavoro, fate un cambio di rotta totale e pensate seriamente a mettere su un'attività in proprio, magari sfruttando i favori di qualche parente o amico che potrebbe aiutarvi allo scopo. Le stelle proteggono tutte le collaborazioni. Serata piacevolissima. La luna ti renderà vispo e allegro. Regalate un buon libro e leggi, stasera. Basta poco per migliorare. Ma attenti a dosare la giusta dose di criticismo. I problemi che credevate insormontabili in realtà si rivelano di minore entità rispetto a quanto temuto. Il vostro sex appeal è impressionante. Vi sentirete gli occhi del sesso opposto che vi seguono e vi spogliano. Cogliete questa opportunità. Se siete in coppia, sarà un giorno perfetto. Siete capaci di essere il partner perfetto e dovete assicurarvi di essere con qualcuno che lo capisca. Illuminare femminile. La luna, nel segno amico dell'Ariete espande generosità, dinamismo, voglia di vivere. Urano è però dissonante nei nati in luglio e dal segno vostro nemico, amatissimo del Toro, giusto per darvi un po' di stimoli e provocazioni che costituiscono per voi il sale della vita. Con la luna in Ariete ad avvertirne maggiormente i benefici e effetti di fortuna saranno tuttavia le leonesse e i leoni nati dal giorno 13 al 17 del mese di agosto. Il periodo è ideale per conoscere nuove persone che vi porteranno alla scoperta di emozioni positive. Questo vale sia per la sfera sentimentale, ma anche per le amicizie. D'altronde con il vostro carattere siete sempre aperti a nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, è prevista una buona giornata, sfruttate queste 24 ore al meglio. Il leone deve provare a rivedere qualche accordo e cercare nuovi riferimenti. Negli scorsi giorni più di un nato sotto questo segno ha scelto di porre fine a una situazione per ripartire da zero. Ora la propria condizione astrologica non è semplicissima e non si ha più voglia di sprecare tempo con persone che non lo meritano.
Oggi dovrai cominciare a rivedere alcuni accordi presi in passato e forse perfino cercare nuovi punti di riferimento. È probabile che nei giorni passati qualcuno abbia deciso di chiudere una situazione per ripartire da zero. Purtroppo, la tua condizione astrologica non è delle più facili. Proprio per questo, avrai sempre meno voglia di sprecare tempo ed energia con persone che non meritano più. Punto. Ci sono dei piccoli intoppi, che in questa giornata andrebbero considerati, ma anche risolti. Avete avuto qualche sentore nei giorni scorsi, ma li avete voluti ignorare, preferendo il relax e la tranquillità. Punto. In fondo, avete fatto bene, perché adesso siete molto carichi. Non si può certo dire che non siate pronti ad affrontare il futuro che vi attende, dunque mantenete le promesse, ma anche le premesse. In molti contano su di voi, nonostante crediate esattamente il contrario. Punto. Luna frizzante intrigono al vostro segno, ideale per svegliarsi al suono di un bel rock travolgente e un buon profumo di caffè nell'aria. Ordinate una colazione corroborante, un mix di cereali, frutta secca e cioccolato, stesso effetto dalle stelle del giorno. Fuoco e aria vi accendono il motore. All'opposizione, ma non per questo ostile, il trio Sole Mercurio Venere, c'è chi vi ama tanto e fa il tifo per voi. Punto. Amore ed Eros, separazione temporanea dal partner, che vi ama appassionatamente, pienamente ricambiato. Se siete in partenza per una trasferta o un viaggio d'affari, lui o lei vi accompagna in stazione o in aeroporto con il magoncino, anche voi sapete che vi mancherà. Ma assorbiti da pesanti incombenze di lavoro avrete meno tempo per pensarci su. Punto. Siete ben consci del fatto che la vostra prestanza potrebbe fare godere di piacere il partner, ma a voi interessa solo la certezza di essere affascinanti. Se siete della prima decade, saranno più di uno gli individui che si adopereranno per voi, ma voi non vi sentirete ancora pronti per legarvi definitivamente. Punto. Siete completamente conquistati da una persona che adesso ha preso posto nel vostro cuore. Inutile per voi negarvelo, avete tutti i segnali di quando siete innamorati: attese, batticuore, temperamento che mostra alti e bassi dell'umore. Cercate di recuperare un atteggiamento più razionale e sappiate organizzare bene la vostra volontà di dichiararvi e di farvi capire, con la consueta gentilezza e buona educazione, il vostro obiettivo sentimentale sarà più a portata di mano. Punto. Lavoro e denaro, pesante in azienda, specie se non appartenete alle alte sfere ma siete tra quelli che ricevono ordini, e non li impartiscono. Ottimi invece gli affari, conclusi con il sorriso sulle labbra. La vostra simpatia e il vostro carisma vi aiutano ad aggiudicarvi sempre la fetta di torta più grossa. Punto. Le stelle di oggi non si presentano per nulla positive. In affari è consigliata la massima prudenza. Evita le spese, specie se azzardate, e rimanda i contratti. I nati della prima decade dovranno frenare l'impazienza ed evitare di dare fuoco alle polveri in una situazione di antagonismo con un collega del Leone. Punto. Una bella configurazione celeste in segni artistici e creativi favorisce la fortuna di chi fa un lavoro connesso con la cultura e l'educazione. Momento di successo per chi nasce dal giorno 17 al 22 del mese di agosto. La Luna è al timone di una crescita di applausi e di consensi. Punto. Benessere, non siate troppo critici allo specchio. Qualunque siano i lineamenti del volto e le proporzioni della vostra figura piacete un sacco. Ingredienti irrinunciabili: carisma, simpatia e calore. Ne avete in abbondanza, potreste anche regalarne un po'. Look vagamente esotico, evocativo di paesaggi lontani e colori d'oriente, vi sta d'incanto. Punto. Per riattivare la circolazione ed eliminare gli inestetismi della cellulite, dovrete fare delle belle corse in palestra per almeno 30 minuti e assumere alghe Fucus, che hanno ottime proprietà drenanti. Riguardatevi dalle correnti d'aria. Giovedì è il giorno adatto per cominciare una dieta disintossicante. Punto. Per lei, un po' di apprensione per il vostro stato fisico, sconfessata da una serie di test clinici. Tutto a posto, soltanto stanchezza. Imparate a gestire meglio l'energia. Punto. Per lui, la prospettiva di una nuova giornata di lavoro, che già in partenza sapete decisiva, vi pesa un po', ma ripensando al calore che troverete rientrando a casa vi sentite già meglio. Ciabatte sulla soglia i profumini provenienti dalla cucina, accolti come un eroe di ritorno dalla guerra. Punto.
colore delle emozioni, giallo zafferano, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 7, benessere, 9, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Thank you.